Allora, la storia è che io non ho mai cucinato una carbonara. E quindi, siccome questa sera ho fame di mangiare qualcosa di buono, non le solite schifezze che mi cucino io. Oggi tenteremo di cucinare una carbonara. Alexa, mostrami una ricetta per la carbonara. Giallo Zafferano ti suggerisce. Ma guarda qua che top! Quattro persone, direi. Un attimo tanto. Grazie di esistere, Giallo Zafferano. Ehi, spaghetti, ah. Alexa, grazie. Figurati, è bello parlare con te. Ho le idee confuse. Più che altro ci sono talmente tante ricette che sicuramente quella che farò io sarà quella sbagliata per qualcuno e sicuramente qualcuno. Ma se ho fatto un aggiornamento ieri, perché devo farlo anche oggi? Qua dice una persona, un uovo intero. Facciamo due. Sale, pecorino, pepe nero. Sì, ma quanto? È possibile che ogni ricetta abbia una cosa diversa? Se prendo la ricetta per quattro e faccio diviso quattro, in teoria ci siamo. Sì. Sì. 100 grammi, pecorino 50 grammi. Va bene, capo. Abbiamo una lista della spesa. Alexa, io vado. Borsettina. Così non inquiniamo. Che cosa può andare storto? Siamo più carichi che mai. Apriti. Non ci credo, ho dimenticato la lista della spesa. Una cosa dovevo fare. Vabbè, andiamo a occhio. Pancetta. Ah, no. Va bene tutto, ma la carbonara si fa col guanciale. E dove cavolo hai il guanciale? Pecorino romano top. Due uova. Quello è il nostro guanciale. Sto dimenticando qualcosa. La panna, ovviamente. No, scherzavo. Lo sanno pure i muri che la carbonara va senza panna. Anche se mia mamma la fa con la panna. A sua discolpa devo dire che è molto buona. Adesso tutti odieranno mia mamma. Ciao mamma, ti voglio bene. Il pepe non so se ce l'ho. In teoria dovremmo avere tutto comunque. Ah, magari devo prendere gli spaghetti se voglio fare gli spaghetti alla carbonara, giusto? Sì. E che spaghetti prendiamo? Sì, quelli da cecco. Cioè 2,50 euro per il pepe. Beh. Dovremmo esserci. Quella lì è la coda. Odio questo supermercato. C'è sempre coda. Ho rotto il cosettino qua per tenere la lente dell'iPhone. Alexa, sono tornato. Alexa, accendi cucina. Oh. Sì, questi dovrebbero essere tutti gli ingredienti che ci servono. In teoria. Allora. Bellina. Poi, la ricetta. Vi faccio vedere come aprire gli spaghetti con stile. Come ci insegna Gino da campo. Se non lo conoscete, andate a vedere i video. Uno, due. Uno, due. Olè! Lo sapevate che uno spaghetto, se lo prendete all'estremità e fate così, non si spezzerà mai in due? Ma sempre in tre, eh? Bilancia, facciamo un 100 grammi. Devo crescere. Sì. Intanto mettiamo il sale. E andiamo a tagliare il nostro amico guanciale. Che sincero mi sembrava particolarmente grasso, ma a me piacciono le cose unte. Ok, questo sarà il guanciale. Togliamo la cutenna. Non taglia niente sto coltello. Devo comprare un coltello. E fu così che mi tagliai un dito. Amici laziali, vi chiedo umilmente perdono. Spero che apprezziate l'impegno. Molto bene. Ora buttiamo i nostri amici spaghetti in questo modo. Che stile. Sono uno chef mancato. Poi una padellina. Sì. Mettiamo a rosolare il nostro guanciale. Fuoco medio, fuoco medio, fuoco medio. Pronto? Pronto? Ciao, ciao, ciao. Oh, cielo. Intanto diamo una girata ai nostri amici spaghetti. Dava 9 minuti la confezione. Bello unto. Ok, passiamo alle uova. Allora, ci servono due tuorli. Io non sono minimamente capace a separarle, quindi vi faccio vedere una tecnica. Si apre l'uovo, lo si mette su un piatto e si è spatasciato tutto quanto. Si fa la stessa cosa con l'altro uovo. Con più calma e va bene. Dopodiché si prende una bottiglietta, si fa l'effetto vuoto. Tac! E come vedete nella bottiglia rimane solo il tuorlo. Pap! Mi sento un mago, solo che l'altro è sfatasciato, quindi. Fidatevi. No, 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 no. Dannazione. Fidatevi, so quello che sto facendo. Ok, perfetto. Va bene, ci servono pecorino.
Non ho una grattugia, quindi lo grattugiamo così. Devo fare un cambio di padella. Sam, un pochino di sale, pepe. Guardate qua. Allora, aggiungiamo un pelo di acqua di cottura qua. Ok. Come sono sti spaghetti? Ancora un pochino e sono pronti. Dai raga, siamo positivi. Spaghetti. Sì. Quindi via. Con la pasta senza fare danni. La pasta va dentro chi? Ci buttiamo dentro anche tutto quanto. E oddio raga, sto facendo la mia prima carbonara. Sono emozionato. Ferma il treno. C'è anche lo strumento. Sì, dai, sincero, non è un mappazzone. Guarda che bellina. L'ho visto fare agli chefs. Così, tac, tac. Una spolveratina di pecorino, pochino di pepe. E guardate qua che piattino. Devo dire che sono soddisfatto. Sto videochiamando mia mamma perché voglio mostrare a suo figlio che è cresciuto. Assaggiamo intanto? Manca un po' di sale secondo me, però... devo dire molto molto buona. Ciao. Ciao Jacopo. Ehi, com'è? Wow. Raga, bomba. Un po' di cocchina. No, non ho neanche fatto una foto. Sono un caso perso. Raga, il guanciale è... solo che mi sa che ne ho fatta troppa. Io non sono abituato a mangiare così tanto. Tudor, devi essere fiero di me. Un pochino di sale, un pochino di pepe. Sì, l'uovo è uscito un pochino troppo cotto, ma perché sono stato lento io a fare il tutto. E comunque tutti quei programmi di cucina che fanno le cose e poi non le mangiano tutte, vuol dire che quelle cose lì non sono abbastanza buone. Oh, considerate che è la mia prima carbonara, cioè io sono decisamente soddisfatto. So che sarebbe potuto uscire qualcosa di migliore, ma conoscendomi avrei potuto anche distruggere la cucina. Quindi se solo provate a scrivere nei commenti "Hihihi, è asciutta, non sei capace a fare niente", vi banno immediatamente dal canale. Ci siamo? Ragazzi, yaki 1, carbonara 0. Oh, la cosa divertente è che per fare un piatto di carbonara ho disordinato praticamente tutta la cucina, cioè... è possibile? Fatemi sapere se volete altri episodi di In Cucina con Yaki, più o meno seri. Adesso mi toccherà mettere a posto tutto sto disordine, lavare i piatti e fare un sacco di cose divertenti, yeah! Noi ci vediamo prossimamente con nuovi video, sempre... ciao!